Strana amicizia fu quella che si iniziò fra Narciso e Boccadoro. Piaceva a pochi e talvolta pareva dispiacesse anche a loro. Narciso, il pensatore, ebbe da principio la parte più difficile. Per lui tutto era spirito, anche l'amore. Non gli era dato abbandonarsi spensieratamente ad un'attrazione. In quell'amicizia egli era lo spirito reggente e per molto tempo fu il solo a riconoscerne con chiarezza il destino, la portata e il significato. Per molto tempo, in pieno affetto, egli rimase solitario. Sapeva che non sarebbe riuscito a possedere davvero l'amico se non dopo averlo condotto alla conoscenza. Fervido e ardente, Boccadoro s'abbandonava alla nuova vita come per gioco, senza rendersi conto di nulla, cosciente e responsabile. Narciso accettava l'alto destino. Per Boccadoro fu innanzitutto una liberazione e una guarigione. Il suo giovanile bisogno d'amore era stato potentemente destato dalla vista e dal bacio di una graziosa fanciulla e soffocato subito senza speranza, poiché in fondo all'anima egli sentiva che tutto il sogno della sua vita fino a quel giorno, tutto quello in cui aveva creduto, a cui si riteneva destinato e chiamato, era stato compromesso alla radice dallo sguardo di quegli occhi scuri. Destinato dal padre alla vita monastica, disposto con tutta la sua volontà ad accettarla, proteso col fervore del primo slancio giovanile verso un pio ideale di eroismo ascetico, egli aveva sentito in modo irresistibile al primo incontro fugace il primo appello che la vita aveva rivolto ai suoi sensi, al primo saluto del sesso femminino, che lì stava il suo nemico e il suo demone, che la donna era il suo pericolo. Ed ecco il destino porgergli una salvezza. Ecco, nel momento più grave, venirgli incontro quell'amicizia e offrire al suo desiderio un giardino rigoglioso, al suo culto un nuovo altare. Qui gli era permesso di amare, gli era permesso di darsi senza peccato, di donare il suo cuore ad un amico ammirato, maggiore e più saggio di lui, di trasformare e di spiritualizzare le fiamme pericolose dei sensi in nobili fuochi d'offerta. Ma subito, nella primavera di questa amicizia, egli si trovò ad urtare in ostacoli strani, in freddezze inattese ed enigmatiche, in esigenze che lo sgomentavano. Perché egli era ben lungi dal considerare l'amico come il suo contrapposto. Gli pareva che bastasse l'amore, la dedizione sincera, per fare di due esseri uno solo, per cancellare le differenze, per superare i contrasti. Ma com'era austero e sicuro, com'era chiaro e inesorabile quel Narciso. Pareva che egli non conoscesse né desiderasse un innocente abbandono reciproco, un cammino comune e grato sul terreno dell'amicizia. Pareva che egli ignorasse e non ammettesse via senza meta vagabondaggi sognanti. Aveva altresì mostrato la sua sollecitudine per Boccadoro quando questi sembrava malato e lo aiutava e lo consigliava fedelmente in tutte le cose di scuola e di studio. Gli spiegava difficili passi di libri, lo illuminava nel campo della grammatica, della logica, della teologia. Ma non sembrava mai soddisfatto dell'amico e d'accordo con lui spesso sembrava però che lo deridesse un poco, che non lo prendesse sul serio. Boccadoro sentiva bene che non si trattava di semplice pedanteria di maestro, di un'ostentazione di superiorità da parte del più anziano e del più assennato. Sentiva che c'era qualcosa d'altro, qualcosa di più profondo, di più importante. Ma non riusciva ad afferrarlo e la sua amicizia lo rendeva spesso triste e perplesso. In realtà, Narciso conosceva perfettamente l'amico. Non era cieco alla sua fiorente bellezza, alla sua forza naturale, alla sua rigogliosa pienezza di vita. Non era affatto un maestro pedante che volesse nutrir di greco una giovane anima fervida e rispondere con la logica ad un amore innocente. Piuttosto, amava troppo il biondo giovinetto e per lui questo era un pericolo, perché amare per lui non era uno stato naturale, ma un miracolo.
A lui non era lecito innamorarsi, appagarsi della vista gradevole di quei begli occhi, della vicinanza di quella biondezza luminosa e florida. Egli non doveva permettere al suo amore di indugiare anche un solo momento nei sensi, poiché se Boccadoro si sentiva destinato a diventare monaco ed asceta e a tendere per tutta la vita verso la santità, Narciso era veramente destinato a quella vita. A lui era permesso d'amare in una forma sola, nella più elevata. Del resto, alla vocazione di Boccadoro per la vita ascetica, Narciso non credeva. Egli aveva una singolare capacità di leggere nell'animo degli uomini e in questo caso, amando, leggeva con tanto maggior chiarezza. Vedeva la natura di Boccadoro e, malgrado fosse l'opposto della sua, la comprendeva a fondo perché ne era l'altra metà, la metà perduta. Vedeva questa natura racchiusa entro una dura corazza di immaginazioni, di errori d'educazione, di parole paterne, e da tempo intuiva tutto il segreto non complicato di quella giovane vita. Il suo compito gli era chiaro: svelare questo segreto a colui che lo portava in sé, liberarlo dalla sua corazza, restituirgli la sua vera natura. Sarebbe stato difficile, e la cosa più penosa era che ciò gli sarebbe forse costato la perdita dell'amico. Il cammino per accostarsi alla meta fu di una lentezza estrema. Passarono mesi prima che fosse possibile anche solo attaccare seriamente il discorso e giungere a una discussione sostanziale. Tanto erano lontani l'uno dall'altro, nonostante tutta la loro amicizia, tanto era ampio l'arco teso fra di loro. Un veggente e un cieco, così camminavano a fianco, e se il cieco ignorava la sua cecità, il sollievo era solo suo. La prima breccia fu aperta da Narciso, quando cercò di indagare la vicenda che aveva spinto, in un'ora di debolezza, il ragazzo sconvolto verso di lui. L'indagine fu meno difficile di quel che avesse pensato. Boccadoro sentiva da un pezzo il bisogno di confessare l'esperienza di quella notte, ma non c'era nessuno, fuorché l'abate, in cui avesse abbastanza confidenza, e l'abate non era il suo confessore. Quando dunque Narciso, in un momento che gli parve favorevole, ricordò all'amico quell'inizio della loro unione ed accennò lievemente al segreto, l'altro disse senza ambagi: «Peccato che tu non abbia ancora ricevuto gli ordini e non possa ancora confessare. Mi sarei liberato volentieri di quella faccenda in confessione ed avrei accettato volentieri una penitenza, ma al mio confessore non sono stato capace di dirla». Prudente e scaltro, Narciso continuò ad indagare. La traccia era trovata. «Ricordi anche tu», provò a dire, «quella mattina che sembravi malato? Non l'hai dimenticata, poiché allora siamo diventati amici. Io ho dovuto ripensarci spesso. Forse non te ne accorgesti, ma io allora rimasi veramente imbarazzato». «Tu, imbarazzato?» esclamò l'amico incredulo. «Ma l'imbarazzato ero io. Ero io che stavo lì senza riuscire a mettere fuori una parola e inghiottivo saliva, finché scoppiai a piangere come un bambino. Vergogna, ne arrossisco ancora oggi. Credevo che non sarei più stato capace di comparire ai tuoi occhi, lasciarmi vedere da te, così miseramente debole». Narciso procedette, tastando. «Capisco», disse, «che sia stata per te una cosa spiacevole. Un pezzo di ragazzo gagliardo come te, piangere davanti a un amico, maestro per giunta, non era degno della tua natura. Ebbene, io allora ti ritenni proprio malato. Anche un Aristotele, se è sconvolto dalla febbre, può comportarsi in modo strano. Invece non eri affatto malato. Non c'era ombra di febbre. E di questo ti vergogni. Nessuno si vergogna di lasciarsi vincere da una febbre, non è vero? Ti vergogni perché avevi ceduto a qualcos'altro, perché qualcos'altro ti aveva sopraffatto. Era avvenuta dunque una cosa molto strana». Boccadoro esitò un poco, poi disse lentamente: «Sì, era avvenuta una cosa strana. Ammettiamo che tu sia il mio confessore. Una volta bisogna pur che la dica». A capocchino raccontò all'amico la storia di quella notte.
Narciso osservò sorridendo. È vero, andare al villaggio è una cosa proibita. Ma tante cose proibite si fanno e poi ci si ride sopra. Oppure si confessano e tutto è finito e uno non ci pensa più. Perché non avresti dovuto commettere anche tu, come quasi ogni scolaro, codeste sciocchezze? E poi così grave? Boccadoro produppe adirato, senza ritegno. Parli proprio come un maestro di scuola. Sai benissimo di che si tratta. Naturalmente non vedo un gran peccato nel burlarsi una volta tanto delle regole del convento e nel partecipare ad una scappata da scolari. Per quanto anche questo non sia precisamente un esercizio preparatorio alla vita monastica. «Halt!» esclamò Narciso, severo. «Non sai, amico mio, che per molti pii padri proprio questi esercizi furono necessari. Non sai che una vita di libertinaggio può essere una delle vie più brevi per giungere a una vita di santità?» «Ah, sta zitto!» protestò Boccadoro. «Volevo dire, non era quel tantino di disubbidienza che opprimeva la mia coscienza, era qualcos'altro!» Era la ragazza, era un sentimento che non so descriverti. Sentivo che se avessi ceduto all'adescamento, se avessi solo steso la mano per toccare la ragazza, non avrei più potuto tornare indietro, che allora il peccato mi avrebbe inghiottito come la bocca dell'inferno e non mi avrebbe più restituito. E addio bei sogni, addio virtù, addio amore di Dio e del bene. Narciso fece un cenno del capo sopra pensiero. L'amore di Dio, disse lentamente cercando le parole, non è sempre una cosa sola con l'amore del bene. Ah, se fosse così semplice. Ciò che è bene, lo sappiamo, sta nei comandamenti. Ma Dio non è solo nei comandamenti, caro. Questi non sono che la più piccola parte di Lui. Tu puoi attenerti ai comandamenti ed essere lontanissimo da Dio.